dico un'altra cosa. Non c'è alcuna nobiltà nella povertà. Io sono stato un uomo ricco e sono stato un uomo povero. E scelgo la ricchezza tutta la vita, cazzo! Almeno come uomo ricco, quando devo affrontare i miei problemi, lo faccio seduto in una limousine, con un vestito da $2,000 e un orologio d'oro da $40,000, cazzo! E se qualcuno di voi crede che io sia superficiale o un materialista, vada a lavorare da quel cazzo di McDonald's, perché è quello il suo posto, porca troia! Voglio che adesso vi sediate. E voglio che ficchiate le azioni di Steve Madden giù per la gola dei vostri clienti, fino a che non ci si strozzano. Fino a che non ci si strozzano e comprano 100.000 azioni, ecco quello che voglio! Sì! Che siate feroci! Che siate implacabili! Sì! Che siate al telefono dei cazzo di terroristi! Sì! E adesso facciamo vedere che cazzo siamo capaci di fare! Ho iniziato a colpire lo spacciatore. Forte, più forte che potevo. Lui tira fuori una pistola, me la punta alla testa e dice: ti ucciderò, stronzo. E Merle gli punta contro la sua pistola. Urlano tutti, urlo anch'io. Credevo di essere morto. Quello mi ha dato un pugno in pancia. Ho vomitato. Hanno cominciato a ridere e hanno dimenticato il resto. Vuoi sapere che facevo prima di tutto questo? Vagabondavo con Merle, facendo tutto quello che lui mi diceva di fare. Non ero niente. Nessuno. Un bifolco coglione con un fratello ancora più coglione. Io non sto rifiutando i soldi. Io sto rifiutando te. Hai capito? Non voglio avere niente a che fare con te. Da quando ti ho incontrato, tutto ciò di cui mi importava è andato. Rovinato, coperto di merda. Morto, e tutto da quando frequento il grande Heisenberg. Non sono mai stato più solo. Io non ho niente e nessuno. Tutto quello che avevo non c'è più. Lo capisci? No, 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 perché? Perché mai dovresti capire? Perché dovrebbe fregartene? Tanto tu ormai hai quello che volevi. Giusto? A te non frega un cazzo di me. Le ragazze non mentivano. Ce l'avevi piuttosto grande. Che c'è? No. Salsiccia di maiale. Mi hai preso per un selvaggio. Mm.
Molti parlano di arto fantasma. In pratica senti prurito dove prima avevi un piede. E mi sono sempre chiesto... Gli eunuchi hanno un cazzo fantasma? Se penserai alle ragazze nude, sentirai un leggero prurito? Nelson è un procione! Non sono un procione, sono il cavaliere solitario. Sono povero per permettermi il cappello. Non è neanche una maschera, è grasso di motore. Non starlo a sentire, Silver. Non sono qui per dirvi cosa fare! Io sono Teseo, un uomo comune! Uno di voi condivido il vostro sangue e ho paura, come voi! Ma fuggire ora offrirebbe le nostre anime e quelle dei nostri figli a una terribile oscurità! Sanno loro più di noi! E Lenny! Anche se si deturpano il volto e si marchiano il corpo, non sono certo più forti o più coraggiosi di noi! Sono codardi! Si nascondono dietro le maschere! Sanguinano! Dalle vene! Proprio come noi! Combattete per l'onore! Per l'uomo al vostro fianco! Per la madre che vi ha messo al mondo! Per i vostri figli! Per il vostro futuro! Perché il vostro nome sopravviva! Combattete! Per l'immortalità! Gli serve un bel 5, ma quale? Un 5 cammina a testa alta? O è dura essere neri? Un 5 di incoraggiamento? Aspetta, che sta dicendo? Ok, prendi l'ultima parola che dice e mettila dopo il 5. Non lo so, a me sembra un po' ingiusto. 5 ingiusto. Hai sempre la parola giusta, grazie. Ci lavoro sodo. Bene, Soda, è ora non provare a tornare a casa finché non ti sarai dichiarato. Ma non posso. Ah, davvero? Sappi che se tornerai senza averlo fatto, non ti lascerò entrare. Devi tirare fuori il coraggio, devi farle vedere che anche tu sai essere forte, mi hai capito bene? Ma io... Ah, è incredibile, Sota, sei veramente un pappamolle. Insomma, questa ragazza ti piace sul serio oppure no? Se vuoi essere chiamato uomo, va da lei e mostrale una volta per tutte chi sei. Stammi a sentire. Negli ultimi tempi non faccio altro che pensare al nostro primo bacio. Pagherei per vederti arrampicare ancora a quella finestra. Non so, forse... Chissà cosa accadrebbe, forse saremmo ancora ottimi amici, forse riusciremmo almeno a parlare, non lo so. Sicuramente non soffrirei così. Ma poi penso a quello... che ha portato questo bacio nella mia vita. Mi piaceva poterti guardare e capire cosa stavi pensando, ma anche cosa stavi sentendo, perché io sentivo le stesse cose. Ma a quale prezzo? Visto che ora mi sento così male, vorrei pentirmi di averti baciata, ma non posso. Perché è la cosa più bella che mi sia mai capitata.